Eccoci qua, siamo in diretta, canale di Tommix73. Io saluto tutti quanti gli amici che sono già connessi, vedo che siete tantissimi, e vi saluto tutti, saluto anche i nuovi arrivati, amici che si sono iscritti di recente, che ho salutato oggi. Il live ovviamente è ricco di due ospiti graditissimi, ospiti di un certo calibro, sono stati e sono i protagonisti del dibattito sull'11 settembre. Io però chiamerei con me il mio amico collaboratore Mario Cioccello, che si occuperà dei rapporti, è il ministro per i rapporti con il pubblico. Mario, ci sei? Un po' d'acqua di lepore. Eccolo qua. Ciao Tommy. Ciao Mario, come stai? Oh, più che ministro per il pubblico, io sono segretario, no? Adesso mi dai le Io cariche. t'ho promosso come hanno fatto gli americani, no? No, boh, io sai, preferisco rimanere segretario che ministro perché, come sai, in Italia il ministro degli esteri, il ministro degli interni non sanno neanche che rapiscono, cosa succede. Allora è meglio essere segretari che sai più cose. Chi è il primo ospite? Il primo ospite è Paolo Attivissimo. Paolo Attivissimo, giornalista, traduttore scientifico, debunker, membro del CICA. Ecco qua, mentre noi parlavamo di 11 settembre, lui mi rinviava al suo ultimo libro, Luna, sì, ci siamo andati. Quindi lui ha messo già piede sulla Luna e cercheremo di riportarlo almeno questa sera con i piedi sulla Terra. Perché noi riteniamo, crediamo che la faccenda 11 settembre non sia ancora archiviata. Allora, se ci sei, Paolo, ti pregherei di unirti a noi. Eccomi qua, ci sono. Se mi vedete e mi sentite, fatemi un segno. Eccoti Ciao. qua, Paolo. Tutto perfetto, ciao Paolo. Ci vediamo, Ciao. ciao Paolo. Da dove stai parlando? Dalla Svizzera? Da Lugano. Allora, Paolo, innanzitutto grazie di essere qui con noi. Senti, dunque, io nella mia ignoranza, quando ho cominciato ad affacciarmi sul tema, e quindi ho cominciato a sentire la parola debunker, dicevo, ah, va bene, quindi i debunker sono gli sbufalatori di quella che io ritenevo l'unica verità, cioè sbufaleranno la verità che è la verità ufficiale. E quindi, mentre invece poi piano piano ho capito che voi non sbufalavate la verità ufficiale, ma sbufalavate coloro che tentavano di sbufalare la verità ufficiale. A loro volta, coloro che tentavano di sbufalare, tra cui Mazzucco, la verità ufficiale, hanno cominciato a sbufalare voi che sbufalavate loro che sbufalavano la verità ufficiale. Quindi per 12 anni è come se vi foste inseguiti in una catena di sbufalamenti che cosa ha portato questa cosa? Beh, innanzitutto non è esattamente così. Tu la presenti come se fosse uno scontro personale. In realtà qui si trattava semplicemente di raccogliere informazioni e mettere a confronto delle tesi. Poi che ci sono stati attacchi dalle varie parti, questa è un'altra storia nella quale non credo neanche sia il caso di entrare. Tra di loro, mi chiedo qual è per te, diciamo, che cos'è che avvalora così fortemente la tesi ufficiale rispetto alla tesi alternativa. Seconda cosa, tu di tutto il materiale della verità ufficiale non c'è un dubbio che nutri? Beh, allora, cominciando dalla prima parte, quello che mi convince è la quantità. Vale a dire, in un qualunque settore, quando tu vuoi sapere come stanno le cose, vai dagli esperti di settore, guardi cosa hanno scritto, cosa hanno pubblicato e guardi da che parte sta come dire, la preponderanza delle opinioni. E dici, vabbè, se la preponderanza delle opinioni è in quella direzione, probabilmente le cose stanno così. Chi sono io per dire diversamente? E questa, secondo me, è la questione. Se tu guardi dal punto di vista tecnico, non hai nessuna, obiezione concreta. Le tesi alternative fondamentalmente non sono supportate dai tecnici o degli articoli tecnici. È come dire, se tu dovessi prendere un articolo di biologia, un tema di biologia, i vaccini causano l'autismo, quanti paper ci sono a favore di questa tesi? Zero. Allora dici, ok, è una balla messa in giro da Jenny McCarthy e da un medico inglese, Andrew Wakefield, che poi è stato radiato dal labo proprio perché contava balle. Quindi questo è l'approccio all'indagine su un argomento. Prima cosa da fare è vedere cosa ne pensano gli esperti di settore, come si fa in qualunque campo. La seconda cosa che mi fa favorire questa opinione è che è completa e coerente.
Cioè, se tu guardi i rapporti tecnici, emerge una ricostruzione degli eventi tecnici dell'11 settembre che è coerente, non richiede misteri, violazioni, ok, e funziona, quaglia, insomma, regge, sta bene. Quindi in tu, allora, aspetta, io quello... Volevo finire le tesi alternative in questi 12-13 anni non sono riuscite a costruire un quadro completo alternativo, queste sono delle loro carenze. Per cui, guardando le due cose, vedo questa. Invece, la seconda parte, scusa, riguardava il... che cosa? Riguardava il dubbio, se tu hai mai avuto un dubbio. Ma sicuramente ci devono essere dei dubbi. Quali sono i tuoi dubbi più sostanziosi sulla vicenda 11 settembre? Un dubbio che ti potrebbe, diciamo, far scardinare una parte della verità che tu stesso... Ma secondo me, per esempio, i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, i finanziatori dell'organizzazione di Khalid Sheikh Mohammed e Bin Laden, per esempio, oppure le varie dinamiche di come sono state gestite le responsabilità all'interno degli eventi dell'11 settembre. Ci sono delle zone grigie dell'11 settembre che sono molto interessanti anche dal punto di vista tecnico. Purtroppo non corrispondono alle demolizioni, non sono molto spettacolari, sono più che altro di ordine tecnologico o politico, per cui non hanno colpito l'attenzione del pubblico. Finisce che ci si concentra di più sul modo in cui sono cadute le torri, il buco al Pentagono, perché sono cose molto visive, facilmente presentabili a un pubblico che non si annoia facilmente. Quindi diciamo che i tuoi dubbi sono comunque dubbi, diciamo, non così immani come quelli che possono riguardare la presenza o meno di un aereo di linea, il crollo o meno di un palazzo. Quindi sono dubbi che, diciamo, Paolo Attivissimo si permette questo tipo di dubbi e non altri. Sì, ti faccio un altro paio di esempi. Per esempio, non sono del tutto sicuro che non ci sia un video dell'impatto al Pentagono. Spererei. Potrebbe esserci, potrebbe non esserci, per una serie di ragioni sulle quali stiamo fra l'altro facendo una piccola indagine. Il fatto che comunque ci fossero delle telecamere puntate verso la facciata del Pentagono, che però non registravano, sono quelle del Virginia Department of Transportation, però erano disponibili in streaming su internet. Chissà se qualcuno ha catturato quello streaming e se lo tiene, per esempio. Oppure che non ci fosse sul posto un emissario degli attentatori. Come si fa molto spesso nei paesi in guerra, Cecenia, dove si prepara l'attentato, si manda qualcuno che sa che ci sarà l'attentato a filmare l'attentato in modo da poter poi mettere su YouTube il video. Quindi potrebbe allora questo filmato, per esempio, questo video. È uno dei tanti dubbi. L'architettura generale di quello che è successo l'11 settembre credo che sia molto difficile che cambi. Però sarebbe molto bello fare chiarezza su questi aspetti. Allora, proviamo quindi a fare chiarezza. Nel frattempo Massimo mi ha comunicato che è riuscito a tornare, quindi io lo presento, voi lo conoscete, è già stato con noi in un live precedente, è l'autore di questo nuovo film che è uscito da poco, che è 11 settembre, la nuova Pearl Harbor. Massimo Mazzucco è regista, giornalista ed esperto riconosciuto a livello mondiale di 11 settembre. Sei con noi, Massimo? Mi senti? Sì, ti sentiamo. Chiedo scusa, Massimo, non hai, credo, la webcam. No, sono povero, come Paolo sa. Dunque, no, scusatemi per il ritardo, ciao a tutti. Ho avuto un'urgenza con il cane, ho dovuto correre, ero qui da solo in casa, ho dovuto andare dal veterinario. Dunque, ciao Paolo, ciao. Scusa se non ricordo il tuo nome. Mario, scusami tanto. Ciao Massimo. Ci siamo già conosciuti l'altra volta. Te e Paolo sono quindi anni che, diciamo, vi seguite, e a quando risale l'ultimo confronto? In questo senso Paolo lamenta il fatto che sia io a inseguire lui, in realtà. Lui dice sempre che io ce l'ho come lo perseguito in senso dialettico, ovviamente, non individuale, non personale, che sembra che io ce l'abbia con lui, che cerco sempre lui per le domande, che non capisce perché io vada sempre da lui, mi dice di andare dai tecnici, eccetera, eccetera. Comunque sono anni, perché in realtà lui è la persona più preparata. Tra l'altro, Paolo, devo dirti una cosa, segnati la data, perché sono rari i momenti in cui ti faccio dei complimenti. Siccome ho appena completato il film nuovo sull'11 settembre, ho preso in esame
tutte le... Ah, grazie, molto. Giuro che non è preparata questa cosa. Ho preso in esame tutte le risposte date dai debunkers nel mondo, diciamo Jérôme Kiran in Francia, che tu sicuramente conosci, via. Popular Mechanics e le tue, e devo dire che sei decisamente il più preparato di tutti, perché gli altri sono molto più vaghi su molte cose. Se c'è uno che si è fatto un mazzo a cercare veramente di capire, se non altro, quali sono gli elementi della discussione, che li conosce bene, sei tu. Arrivo da questa, appunto, sono già 2 anni che ci lavoro sopra e quindi sono abbastanza caldo su questo, mentre Paolo ultimamente, adesso magari vorrà, non so se ha cambiato posizione, ultimamente aveva detto che lui non si occupava più di 11 settembre, che per lui la faccenda, l'argomento, diciamo, la discussione era chiusa, le domande sono, le risposte sono lì per chi le vuole, eccetera eccetera, e ha smesso, diciamo, di partecipare. Poi in realtà però ho visto che continua a fare conferenze sull'11 settembre, mi è stato riferito, ne ha fatta una qualche mese fa a Viareggio, e a quel punto, sapendo quello, io gli avevo fatto mandare una domanda tramite una persona che era lì, quella persona che mi aveva avvisato, e avevo detto: scusa, visto che sei lì, fagli una domanda da parte mia che riguarda il famoso volo 93, perché visto che Paolo sostiene che la versione ufficiale, anzi scusa, la versione comunemente accettata, come la chiama lui, è sostanzialmente credibile e solida, cioè non vede grossi problemi a parte piccole cose, allora gli chiedevo di spiegarmi una cosa particolare riguardo a volontà. E lui ha risposto: non capisco perché Mazzucco viene da me, vada dai tecnici. Ora, questa cosa di andare dai tecnici, va bene, d'accordo, ma siccome è lui che sostiene che la versione ufficiale sostanzialmente sta in piedi, chiedo scusa, versione comunemente accettata, sta in piedi, mi sembrava giusto chiederlo a lui. Cioè, se tu dici che sta in piedi, spiegami questo. Mi sembra, ma lui dice che devo andare dai tecnici. E allora, va bene, andrò dai tecnici. Vabbè. Non capisco neanche come relazionarmi a questo punto con Paolo, perché... da una parte dice che lui ha smesso di discutere, se faccio delle domande per spiegarmi delle cose che per me non sono ancora spiegate, mi dice vai dai tecnici, possiamo parlare di calcio se te ne intendi, magari io un pochino, però possiamo anche parlare di quello. Umorismo facile, però sì, se vuoi ne possiamo parlare, ti ripeto, io posso spiegartela in modo divulgativo, se è una domanda o un dubbio ti posso riassumere quello che dicono i tecnici, però secondo me è inutile che ce la raccontiamo io e te. Se tu hai un dubbio e vuoi una voce autorevole che chiarisca questo dubbio, la cosa migliore è andare direttamente dagli esperti, senza passare per me. Ma io non ho bisogno di chiarire il dubbio, perché per me questo non è un dubbio, per me è una certezza. Questo è il ruolo fondamentale. Certo, ma tu mi dovrai convincere di questo. Cioè, io ho un aereo che mi dicono che è caduto tutto d'un pezzo nel prato, ho l'FBI e la CNN che mi dicono che hanno trovato dei pezzi a 8 miglia di distanza, che sono 12 chilometri, in un giorno in cui c'era un vento di, credo, 9 miglia, quindi questi pezzi avrebbero dovuto volare quasi un'ora praticamente per arrivare lì. Io non ho dubbi in realtà, io domando a te, che è molto diverso da avere un dubbio, domando a te come fai a sostenere che la versione ufficiale sta sostanzialmente in piedi, sostanzialmente solida, quando hai delle informazioni di questo tipo. Come vedi, non è un dubbio. Se avessi un dubbio, certo, infatti quando io ho i dubbi, se devo chiedere qualcosa di aerei vado da un pilota, se chiedo delle torri vado dagli architects and engineers, ma qui non sono dubbi, io chiedo a te, come fai a dire che la versione ufficiale sta in piedi quando hai dei fatti di questo genere confermati e verificati? Infatti, questo è il problema, capisci? Giusto, buona domanda. Infatti quando sento un'anomalia di questo genere vado a chiedere agli esperti, dico: senti, ma come mai questi rottami, innanzitutto che tipo di rottami sono? Sì. Stiamo parlando di carrelli, oggetti pesanti? No, salta fuori che si tratta di pezzi di isolamento, pezzi di stoffa, fogli di carta, che, come succede anche in altri impatti di quel genere, altri incidenti aerei simili, possono essere sollevati dalla colonna d'aria calda che si sprigiona dal punto di impatto, perché c'è un incendio di solito, e poi il vento li può effettivamente trasportare. Se parli con quelli dell'NTSB ti dicono: sì, ok, è un po' insolito per un non addetto ai lavori, però ci sta. Per cui sì, il dubbio, vabbè, è giusto averlo, allora. Però uno poi va dagli esperti a toglierselo. Guarda che qui in questo caso non c'è bisogno di andare dagli esperti, perché io ti ho anche mandato e ti ho segnalato il segmento della CNN che dice letteralmente: l'FBI ci ha confermato che questi pezzi, quelli a 8 miglia, sono dell'aereo caduto, e si tratta di pezzettini, dice, non grossi, ma sono pezzi metallici di almeno le dimensioni di una valigetta 24 ore.
quindi c'erano anche sicuramente dei pezzi di tessuto, della carta che volava, ma questi sono frammenti di aereo che invece non possono volare, e specialmente non possono stare sospesi per un'ora in aria, visto che a 9 miglia all'ora, per fare 8 miglia ci vogliono 50 minuti. Quindi hai parlato con gli esperti sbagliati in questo caso. Beh, io vorrei vedere questo clip e vedere... L'ho già mandato 30 volte, cioè ogni volta torniamo a zero. Comunque va bene. Se ti fidi, poi dopo lo verifichiamo, ma tu sai che io non è che racconti palle di questo tipo. Io, tu sai, come dici sempre tu, che sono molto più sofisticato nel dire le bugie. Se ti fidi, ti cito letteralmente, perché l'ho montato... credo che l'abbia visto anche Tommaso, può testimoniarlo lui. Sì. C'è il pezzo dell'FBI, della CNN, che dice che c'è un second debris field a 8 miglia, dove ci sono dei pezzi... And the FBI has confirmed they are from the same plane, dice, non sono grossi, dice, sono grossi più o meno come una valigetta 24 ore. Questo qui è il testo. Quindi adesso che lo sai, diciamo che io non ti abbia mentito che questo sia vero, vedi che c'è un problema che è difficile risolvere, no? Quindi o io ti ho mentito adesso, oppure lì c'è un problema che nessuno sa risolvere. Ma non so se è un problema che nessuno sa risolvere. Per esempio, a me viene in mente subito una possibile spiegazione. Se l'aereo si fosse... parzialmente danneggiato durante la caduta, stiamo parlando di un aereo che cade a una velocità molto sostenuta, potrebbe essersi parzialmente frammentato, per esempio. Ma io lo guarderei da un altro punto di vista. Andiamo a vedere l'ipotesi alternativa. Ok, perché... No, aspetta, perché quando cominci a investigare per chiederti se c'è un mistero, chiediti sempre... Vediamo se la tesi alternativa sta in piedi. Perché, per esempio, come se non sapessi quello che dici. Ok, se lo sai, allora lasciami finire. Perché gli ipotetici inventori di questa cospirazione alternativa dovrebbero aver lasciato in giro dei frammenti? Così, quale sarebbe il vantaggio? Nessuno ha detto che li hanno lasciati in giro, li hanno trovati dopo 3 ore. Nessuno ha detto che li hanno lasciati in giro, sono caduti lì, perché sono caduti, la gente li ha trovati, hanno chiamato l'FBI è arrivata, la CNN è arrivata, ha detto ci sono dei pezzi qui, nessuno li ha lasciati indietro, mica sono scemi. Anzi, se guardi al Pentagono c'è gente che raccatta velocemente i pezzi quando possono, in quel caso sono caduti dove sono caduti. Quindi la tua domanda non solo non risolve il problema dei pezzi, perché comunque sono lì, ma comunque sia è anche basata su una premessa errata, perché nessuno li ha dimenticati. Il pezzo della CNN credo che sia di 3-4 ore dopo, 3 del pomeriggio, roba del genere. Ok, e allora? Cioè, ci sono questi rottami, cosa significa dal tuo punto di vista? Significa che la versione ufficiale che mi dice che l'aereo è caduto tutto d'un pezzo nella buca di Shanksville è falsa, fine. Quindi non è caduto tutto d'un pezzo, questa è la tua tesi? No, la mia tesi è che la versione ufficiale è falsa, quindi non puoi sostenere che stia sostanzialmente in piedi. Il mio problema in questo momento non è con la versione ufficiale dell'11 settembre, io quello l'ho già risolto. Il mio problema è con le tue posizioni. Tu sostieni che la versione ufficiale sta sostanzialmente in piedi, ma non sai spiegare questo fatto, per esempio, poi ce ne sono altri che ti posso citare. Il mio problema è con te, come fai a sostenere questo? Questa è la domanda. Prima di chiedermi di sostenere, di difendere un fatto, il fatto va verificato. Quello che hai detto è corretto e preciso. Tu veramente credi che lì sotto, a parte i pezzi che ci sono fuori, che te li sottraggo, ci sia il 90% dell'aereo? Se lo credi, dillo, va bene, cioè hai diritto di crederlo. Cioè, che cosa ti fa dire che quell'aereo sia stato abbattuto in volo piuttosto che sia precipitato? I precedenti, perché ci sono stati altri aerei che sono precipitati in modo verticale o quasi verticale e hanno prodotto una distribuzione di rottami molto simile. Il caso di Lockerbie, perché quello che Mazzucco non vuole dire è la tesi alternativa. Tu racconti, mi dici quali sono le due tesi alternative. Io non voglio dire. In questo caso ce l'ho. Supponiamo che l'aereo non sia caduto intero, perché mi sembra che stiamo andando a parare in questa direzione. Se si fosse disintegrato in volo, per esempio, perché abbattuto da qualcuno, la distribuzione di rottami sarebbe stata molto più ampia, come quella che si Paolo, vede a Lockerbie. Quello del volo 93. Pensavo avessi finito. Come la distribuzione dei rottami è quella che vediamo, non c'è ragione di vedere diversamente. No? Non capisco il problema. Pensa che questo dramma di dove o come siano disposti i rottami del volo 93 è talmente drammatico che nel film di Giulietto Chiesa, Zero, non se ne parla neanche, non se lo fila nessuno. È un volo mentale di una certa parte di cospirazionisti. Ma dal punto di vista tecnico, quelli che lavorano nell'NTSB
non hanno nessun dubbio. Erano lì, hanno recuperato i corpi dei passeggeri da quella buca, tutti quanti, hanno, il coroner li ha riconosciuti tramite l'esame del DNA, hanno trovato gli effetti personali lì nella buca. Poi uno vuole inventarsi una storia per cui in qualche modo misterioso l'aereo si è disgregato in volo, i rottami si sono sparsi, eccetera. Ok, mi spieghi la sua tesi alternativa. Però non c'è. Sono circa, da quant'è? 8 anni che ci conosciamo? Sono circa 7 anni e 11 mesi che quando c'è una questione a cui non sai rispondere, tu rispondi giocando sul fatto che la tesi alternativa non sta in piedi. È una cosa talmente noiosa che ti giuro, mi sta venendo un certo fastidio. Continuate a dire le stesse baggianate. Ma non sono baggianate. Se io ti chiedo come ha fatto a finire i pezzi là e tu non sai rispondere, non è una baggianata. Se io ti chiedo di confermarmi che tu credi che il 90% di un aereo sta sottoterra, non è una baggianata, sono cose che non c'è bisogno di essere un cospirazionista per porsi queste domande. Una persona normale se le chiederebbe queste cose. Quindi non sono baggianate. Abbi pazienza, baggianate potranno essere altre. Ma in questo caso io ti sto chiedendo delle cose normalissime. Hai dei pezzi di aereo a 8 miglia, non sai spiegarmi come e io sono io che dico le baggianate. E allora, siccome non sai spiegarmi come, cominci con la versione alternativa. Io ti ho ripetuto quello che i tecnici hanno detto. Cosa hanno detto i tecnici di questi pezzi? Spiegami, perché io non l'ho trovato. Quello che sono io, scusami, mi stai chiedendo per l'ennesima volta la stessa storia. Ma non c'è quella risposta. Ok, dei pezzi automiglia, non c'è. Cosa ti devo dire? Io mi stai dicendo che mi stai dicendo una bugia. Hai detto che i tecnici hanno spiegato. Non l'hanno spiegato quella cosa lì, perché non si può spiegare. Okay, non c'è. Ho letto tutto il rapporto della commissione, ho letto tutti i rapporti dell'NTSB sui due incidenti. Uh-huh. Non c'è questo. Non ti spiegano come ha fatto. Vabbè, andremo a verificare se quello che dice. Vabbè, continuiamo a verificare. Li sai, li conosci benissimo anche tu. Di fondo, la mia domanda, il mio dubbio di fondo su tutta questa faccenda. Possiamo anche accanirci sui rottami, sui non rottami. Però davvero vogliamo pensare che tutti quelli dell'NTSB, tutti i soccorritori che erano lì, tutti i complici perfettamente omertosi? Non è un po' strano? Questa è la cosa che pensi tu, io non la penso affatto. Penso no, cioè, considera io che sono ancora fermo alle domande, penso un po', non sono ancora arrivato alle conclusioni. Ecco, infatti, ho capito, ma sai... Non sono 12 anni che sei fermo alle domande. E certo, finché non arriva alle risposte andremo avanti altri 24. Non hai ancora in tutti questi anni formulato una tesi alternativa. Ne la farò mai, perché non sono un investigatore privato, sono uno semplicemente... Però sono ancora ferma alle domande che cominciano. Il fatto che le domande non abbiano risposta significa una cosa molto semplice che chiede tutto il Movimento per la Verità, che venga fatta un'indagine veramente ben fatta e completa. Ok, c'è un sondaggio, leggo qui i dati, c'è un sondaggio di Public Policy Polling fatto a fine marzo 2013. L'11% degli elettori statunitensi ritiene che ha risposto di sì alla domanda del governo statunitense ha lasciato accadere gli attentati l'11 settembre. L'11%. Nessuno è favorevole alla tesi l'hanno fatto gli americani. Al limite dicono forse l'hanno lasciato accadere, cioè c'era davvero Bin Laden, c'erano davvero i dirottatori. Anni fa, 2006-2007, l'opinione pubblica era favorevole un po' di più alle tesi gli americani l'hanno fatto accadere. Invece, a furia di continuare a ripetere le stesse cose, a non prendere una posizione di dire è andato in un certo modo, ma semplicemente dire ma noi stiamo ancora facendo domande, ma noi diciamo semplicemente che la verità ufficiale è sbagliata, senza presentare mai un paper tecnico, senza mai andare a fare indagini concrete, alla fine la gente si è stufata e dice vabbè, ok, non ci credo più. Questo è il flop del Movimento 12 settembre. Nessuno chiede un'indagine con la Sabina e tutte quelle cose che dici, perché quelli che credono ancora alle tesi del 12 settembre sono, secondo i sondaggi, una percentuale quasi paragonabile a quella che crede gli uomini di lucertola. Per cui, francamente, dal punto di vista del contribuente, dovrei pagare ancora... Tu, contribuente, fra l'altro, sei in America, paghi le tasse, quindi sei un contribuente americano, tu delle tue tasse dovresti pagare... Pensa come si sentono gli altri contribuenti che lo ancora la menano a questa storia dell'11 settembre, che se la paghino loro l'indagine. È questo che, secondo me, è il più grosso problema delle tesi cospirazioniste. Non avete in 12 anni tirato fuori nulla che rimanga in piedi. Tutto quello che avete detto finora è tecnicamente spiegabile. Non avete spiegato il problema fondamentale. Come mai non c'è uno solo esperto
che abbia partecipato agli soccorsi, agli indagini, che sia venuto fuori a fare la talpa come Snowden. Come mai? Cioè, sono tutti perfettamente umertosi, ma ancora la mafia riesce a fare queste cose. Quindi io mi chiederei, insomma, se faccio anche un'ultima considerazione, la metto come battuta. Cioè, tu, proprio tu, Mazzucco, che abiti in America, cioè nella tana del lupo, hai presente cosa succede alle persone quando scoprono la verità? Per esempio, Anna Politkovskaya ha fatto una pessima fine. Il fatto che i cospirazionisti siano in ottima salute, e ti auguro ovviamente altrettanto a te di mantenere ottima salute, è la dimostrazione migliore del fatto che agli americani proprio non gliene frega niente di quello che dicono. E questo cosa vorrebbe significare? Scusa, hai detto Maso, abbi pazienza. Vuol dire che devo aspettare la risposta, la fine della sua risposta. Finisco, due secondi. Vuol dire che se i complottisti sono ancora vivi, sono lontanissimi dalla verità. Il momento in cui dovessero avvicinarsi per caso a una verità scottante, cioè, no? Se uno ascolta te e spegne adesso, per esempio, dice, vabbè, cazzo, non ci sono esperti di settore, allora fa culo, ha ragione. Ci sono 2000 architetti e ingegneri che si sono associati, mm-hmm. Credo che abbiano superato la cifra di 2000 proprio oggi, no? Che vanno contro ogni, cioè iscriversi a questa associazione vuol dire andare contro ogni tipo di, cioè te le cerchi, perché nel momento in cui diventi complottista in America, mentre tu sei un professionista, rischi veramente, cioè è una gente che non guadagna certamente nulla dal far questo, ma che ha avuto comunque il coraggio di dire la versione ufficiale dei crolli non è sostenibile. Fra l'altro, questi signori hanno usato delle argomentazioni scientifiche, che poi dopo, se vuoi, possiamo affrontare nel dettaglio, alle quali nessuno ha saputo rispondere, né tu, né Kira, né certo quei tre cucù di Popular Mechanics, che sono secondo me i più deboli di tutti. Quando ti si citano architects and engineers, tu parli sempre, lo vedo sempre nelle tue interviste, salvo questo gruppuscolo, cioè il tuo argomento, di stesso non so, ma di solito, poi dimmi se sbaglio, questi sono pochissimi, ci sono centinaia di migliaia di architetti nel mondo, questi qui sono solo 2000, e quindi come dire, siccome sono pochi, allora non conta quello che dicono. Primo, sono 2000 che hanno i coglioni contro 200.000 o 100 milioni che molto probabilmente stanno zitti perché gli conviene, ma comunque sì, anche se fosse tutti, uno solo. Tutti gli ingegneri del mondo sono omertosamente con... No, fermati. Il tuo ragionamento, che ho sentito nelle varie conferenze è questo, sono solamente questo gruppetto e tutti gli altri. Il fatto che nessun altro lo dica non ha nessuna importanza, se anche questi ingegneri fossero uno solo, e questo ingegnere ti fa vedere una dimostrazione scientifica che è impossibile che le torri siano crollate in quel modo da solo. O tu mi mostri, e vediamola, se tu non hai voglia di informarti, sono affari tuoi. Se hai smesso di seguire l'11 settembre, non è colpa mia. Tu dimostri. Ho pubblicato un paper tecnico. Senti, Paolo, abbi pazienza. Ho fatto fatica a star zitto prima, ma ci sono riuscito. Fai la stessa fatica anche tu. Tra l'altro, noi ti vediamo, quindi si può vedere che soffri, lo vediamo. Fai la faccina che soffri, così almeno capiamo che dico delle cose che non ti piacciono, ok? Quindi non è vero che non esistano tecnici, ci sono questi ai quali nessuno degli argomenti da loro portati fino ad oggi è mai stato confutato né da uno scienziato né da un debunker, certamente. Poi la seconda cosa altrettanto importante, che tu citi molto spesso e che ho sentito anche prima in coda, e che tu dici ci sono dozzine di rapporti tecnici privati eccetera eccetera che dicono che non c'è niente di strano, che va benissimo così, che insomma che i crolli sono giustificabili come sono avvenuti. Di solito, fra l'altro, tu citi quello di Bazin, se non sbaglio, che è più come dire, uno dei più citati in assoluto. Sì, ce ne sono tanti. Il problema è questo, che il NIST è stato incaricato dal governo americano, per chi non lo sapesse, l'istituto tecnico, diciamo, ingegneristico americano, NIST, che è stato incaricato di studiare, è stato incaricato di studiare i crolli e le motivazioni del crollo delle Torri Gemelle del World Trade Center 7. Ha fatto due rapporti, uno uscito nel 2005 sulle Torri Gemelle, uno nel 2008 sull'edificio 7, e ha concluso che sono cadute a causa del fuoco e dei danni le due torri, e primariamente a causa degli incendi invece l'edificio 7. Peccato che loro stessi nel loro rapporto scrivano: noi non abbiamo analizzato il crollo completo, abbiamo analizzato soltanto le cause che hanno scatenato il crollo, cioè cosa ha scatenato il crollo iniziale, il cedimento iniziale, e poi dicono, siccome si vede che tanto la parte sopra è distrutto, sotto non abbiamo fatto i calcoli. Quindi loro, con una parola, come dire, ovvio, usano la parola inevitable loro nel loro rapporto, spiegano la distruzione di una struttura di 80.000
tonnellate di acciaio, 80.000 tonnellate di acciaio di una struttura perfettamente sana sotto, che viene distrutta dalla parte superiore. Okay? Quindi il rapporto ufficiale del NIST non spiega, non solo non lo spiega, ma ammette di non averlo spiegato. Altra cosa che hai detto prima, sbagliata, dice: non c'è nessuna violazione delle leggi della fisica. Ce ne sono due dimostrate da Architects and Engineers, una è la terza legge di Newton e l'altra la legge di conservazione del moto, che nessuno, di cui nessuno ha confutato l'affermazione che sono state violate. Quindi almeno di le cose come stanno, poi dopo possiamo discutere, né io né te siamo ingegneri, quindi dobbiamo fermarci, ma non dire che tutti i rapporti tecnici vanno a favore, e qui questa è l'argomentazione così a maggioranza vince, è veramente una roba da oratorio. Se vuoi affrontare seriamente la discussione, e soprattutto se vuoi continuare a dire anche a questo punto che la versione ufficiale sta sostanzialmente, la versione comunemente accettata sta sostanzialmente in piedi, devi sapere quando uno ti fa le domande dove sta ste risposte, se no vuol dire che o non le cercate oppure non te ne frega che non ci siano. Adesso finito, parla pure. Dunque, io posso semplicemente, mi sono riportato una frase, il NIST dice: il crollo non è stato fermato dai piani che stavano sotto, quindi non abbiamo fatto nessun calcolo per dimostrare, certo, ciò che era evidente dai video. Questa è una rilevazione scientifica. Che peso, sì, scientifico ha una dichiarazione del genere? Rispondo io? Beh, aspetta, sì, scusa una cosa, Paolo, tanto per essere più completi. Il NIST dice anche, proprio, non abbiamo fatto il Architects and Engineers ha chiesto al NIST, siccome loro hanno usato un modello al computer che hanno progettato loro, e del quale non hanno mai reso pubblici i dati di input, Architects and Engineers ha detto: mostrateci almeno i calcoli dell'energia potenziale della parte superiore, i calcoli, eccetera, e noi glieli hanno dati. Gli ha risposto: noi quei calcoli non li abbiamo mai fatti, sta nel rapporto ufficiale. Vai pure avanti. Molto brevemente, il fatto che per gli addetti ai lavori sia ovvio chiude la questione. Cioè, io per esempio, cosa ho fatto? Leggo questa frase, dice: sì, è ovvio, quando a un certo punto una struttura è danneggiata in un certo modo, crolla. È ovvio, dal loro punto di vista, loro sono addetti ai lavori, sanno che cosa vuol dire ingegneria strutturale. Dicono: ok, se ho, cosa sono, 30 piani da una parte, 14 dall'altra, che caricano su una struttura indebolita, una volta che parte questo crollo, non si ferma più. Dal loro punto di vista, mettersi a calcolare il perché e il per come è superfluo, come è superfluo, dice, se io prendo un martello lo lascio andare, è superfluo che mi metta a calcolare quanta aria si sposterà durante la sua caduta, so che cade, perché ci sono delle leggi fisiche molto chiare. Secondo me l'errore dei cospirazionisti è quello di arrivare a questi temi molto complessi con una pretesa un po' ridicola, di dire: io che non sono un esperto del settore non capisco questa cosa, tu che sei un esperto non me la vuoi spiegare. E allora? No, magari se tu sei esperto. Fammi finire. Sì, ma neanche tu sei esperto, questo lo riconosci. No, io sono esperto nella divulgazione, non sono un tecnico. Se ho bisogno di un parere tecnico su come crollano le torri, vado da Danilo Coppe, che hai intervistato anche tu, che mi sembra molto difficile dire che è un colluso, a meno che questo non è quello che vuoi insinuare, perché anche lui dice che le torri sono crollate per motivi perfettamente logici e naturali. Vuoi dargli dell'imbecille? No, voglio chiedere a lui di darmi la spiegazione che mi manca. Ok, mi sembra che l'abbia già data. C'è anche un video che abbiamo fatto durante un dibattito a Bologna, dove Danilo Coppa è venuto di persona a spiegare alla Lavagna esattamente come crolla un edificio. Ho qui, fra l'altro, anche un bel libro di Matis Levi e Danilo Salvadori, che si chiama Why Buildings Fall Down, cioè perché crollano gli edifici. Vogliamo dire che Mario Salvatori è un imbecille, che non capisce niente e che invece i cospirazionisti sono dei grandi geni che hanno capito delle cose? Non lo so, a me sembra difficile sostenere questa cosa. Cioè, la preponderanza degli esperti ha capito come sono andate le cose, non stiamo parlando degli americani, stiamo parlando anche dei nostri esperti nazionali. Dicono: ok, se il NIST mi fa questa presentazione, mi dice a un certo punto comincia a crollare la struttura, io che sono nel settore ci arrivo, capisco, è ovvio che a quel punto non la ferma più nessuno. È come dire: come mai i pini non hanno fermato? Invece Paolo attivissimo, debunker, che deve andare a scoprire oltre
quello che viene detto, non va a verificare di un'affermazione così generica e a sentire quello che dice la controparte. Questo per me è del tutto impensabile. Cioè, 2000 architetti e ingegneri, esperti del settore, dicono una cosa del tutto diversa e Paolo Attivissimo si ferma a una dichiarazione così generica perché è una dichiarazione che viene dal MIST. Cioè, qual è il limite per cui Paolo Attivissimo si ferma e non va a dare credito a esperti? Non è dal NIST, in questo caso ti correggo, non è dal NIST, è dalle ricerche dei privati che sta parlando lui, di cui sta parlando lui. Sì, sì, no, va bene, però dico, siccome ha riportato anche il fatto che il NIST si fermi lì e dica è una cosa ovvia, allora io mi chiedo... Scusa la battuta, io da cittadino americano abbiamo pagato 20 milioni di dollari per il coso, ridatemeli indietro, se per sentirmi dire che era ovvio, ha preso 20 milioni di dollari questa gente per fare quei due rapporti. Tu la butti sempre sull'umorismo, sul ridicolo. Non sempre, quando mi viene la battuta. Rende molto difficile da difendere. Qui si tratta semplicemente di dire che questo aspetto del crollo era ovvio, il perché si sia arrivati, qual è stata l'esatta dinamica, quali sono per esempio le implicazioni per la sicurezza degli altri edifici, è per questo che si indaga sul crollo delle Torri Gemelle. L'International Building Code, che è la norma fondamentale per la sicurezza degli edifici, è stata riscritta per tenere conto di come sono cadute le Torri Gemelle. Quindi la comunità dei tecnici, quelli che costruiscono i grattacieli, non dice ma ho paura, sto zitto, accetto, a meno che vuoi dire che siano collusi tutti quanti. Dice semplicemente accetta la ricostruzione tecnica del NIST perché colleghi, fra colleghi si capiscono, dice ok, era accetta inevitabile, cosa? Scusami, accetto questa cosa, da lì cominciamo a costruire le normative, tutto lì. Cioè, accetta che cosa? Scusa, non c'è la spiegazione del NIST, ma fanno accettarla? Di Tommaso. La questione non è cosa ne pensano se vado a sentire le tesi alternative. Le tesi alternative che le presenta? Un gruppo di architetti e ingegneri. Ok, hanno preparato un paper tecnico? Questo paper è stato pubblicato su una rivista di settore? A quel punto sarà compito degli esperti valutare se quel paper, quell'articolo è... Cioè non è che uno si sveglia la mattina e si inventa che le torri sono state demolite dagli unicorni e quindi io devo star lì a dimostrare che non è vero. Non funziona così. Funziona che c'è un iter, si prepara un paper tecnico, lo si sottopone alla rivista di settore che ne valuta la credibilità, lo pubblica e poi saranno gli altri esperti a dibattere della cosa, serenamente. Invece qui non si è fatto. Guarda che questo. Posso rispondere a questo, sennò se fai troppi argomenti poi dopo sì, restiamo. Sì. Facciamo una cosa per volta e poi dopo cerchiamo di rispettarci in tutte e due. Non credo che sia necessario pubblicare su un paper tecnico la legge di conservazione dell'energia, perché la trovi nei libri di terzamento. Perché qui non stai parlando di legge di conservazione. No, fammi spiegare perché l'ho citata. Certo che sto parlando di questa. Tu sai benissimo, e credo anche molti che ci ascoltano lo sanno, che il cuore di tutta la faccenda, il cuore dell'argomentazione di Architects and Engineers è l'accelerazione vicina alla caduta libera. Quando tu hai un corpo che cade, quando tu hai fatto, non ho detto che è caduto, rispetto la possibilità che non lo sia finora, quando tu hai un corpo che cade in caduta libera vuol dire che tutta la struttura portante contemporaneamente è stata rimossa, questo a meno che esistano altri sistemi che noi non conosciamo, l'unico modo conosciuto per rimuovere tutta la struttura contemporaneamente al mondo è la demolizione controllata. Questo è un approccio da non esperto del settore. No, questo è il loro ragionamento di fondo, vale a dire a loro, se tu telefono, tu non sei un esperto, abbi pazienza, tu stai dicendo che le cose sono andate in un modo... No, io sto citando la posizione di Architects and Engineers, fai più attenzione, okay. Ho detto la loro posizione sostanzialmente, per riassumere, okay. Incentra intorno alla velocità, all'accelerazione vicina alla caduta libera. Loro, Architects and Engineers, sostengono che questa velocità di caduta libera presuma, per poter raggiungere quel tipo di accelerazione, la rimozione quasi contemporanea di tutta la struttura portante, e siccome non esistono altri modi conosciuti al mondo per rimuovere tutta la struttura portante quasi simultaneamente, deducono che l'unica forma possibile sia la demolizione controllata. Questa è la loro posizione. Ah, okay. Adesso, la discussione, come tu sai benissimo, cade sul fatto se ci sia stata o no la caduta libera. Tu in vari video, così almeno la facciamo fuori, se ti va bene e ne parliamo, in varie conferenze hai contestato il fatto che sia di 10 secondi, eccetera, eccetera, hai fatto vedere l'audio col rombo di 16 in altri video, eccetera.
problema sostanzialmente della caduta libera, che è quello che tiene in piedi tutta l'argomentazione di Architects and Engineers, è che 10, 12 o 14 secondi non cambia molto, perché hai comunque 110 piani che dovrebbero schiantarsi uno sull'altro, e lo stesso rapporto NIST dice testualmente: "The Twin Towers fell at practically freefall speed." Tu riferisci che Architects dice, scusa il bisticcio, che l'unico modo in cui le torri possono essere crollate è perché qualche cosa ha rimosso la struttura sana sottostante. Ed è un errore fondamentale. Questo io l'ho chiesto giusto per scrupolo, sia a Danilo Coppi, sia a Cristina Zanini Barzaghi, che sono entrambi strutturisti, e ho chiesto, senti, ma che tipo di resistenza... Non ho detto questo, Paolo. Posso? No, scusami. Ma se non ho detto questo... Forse non ho capito. Ho detto che per ottenere quel tipo di accelerazione è necessaria la rimozione quasi simultanea di tutta la struttura, e che l'unico modo per ottenere la rimozione quasi simultanea della struttura è la demolizione controllata. Non è l'unico all'interno modo. Di que... allora spiegacelo tu, dai, che così la dice anche al NIST e la pubblicano anche loro la spiegazione, perché finora ci hanno fatto una figuraccia di merda. Se tu glielo dici, dopo fanno la figura più bella. Qual è l'altro? Molto semplice: se tu hai una struttura che ha una certa energia di caduta, posso finire? Se tu hai una struttura che ha un'energia di caduta, sta cadendo su una struttura sana sottostante, secondo i calcoli dei tecnici, la struttura sottostante, sia sana o meno, non fa nessuna differenza. È talmente forte l'energia di caduta di quello che sta sopra che la travolge, come se non ci fosse. Non c'è bisogno di invocare la demolizione controllata. Questa ha la velocità quasi di caduta libera? La velocità quasi di caduta libera. Sì, sì. Sì, questa è la tesi, la chiamano la tesi del... come si chiama? C'è un termine preciso, lo si conosce bene, tipo valanga, non è valanga, ma è qualcosa del genere. È un collasso progressivo, anche questo fenomeno. No, l'idea che la parte superiore colpisca con tale violenza con l'inferiore che la disintegra praticamente, si chiama, c'è un termine che mi sfugge nel dibattito. Comunque quell'idea lì è smentita. Non ha importanza, l'importante è che è un concetto che per i tecnici non ha nessun mistero. Non è vero. Va bene, lo dici tu che non è vero. No, non lo dico io, te lo spiegano gli architects engineers, dimostrandoti con la terza legge di Newton che non è possibile, perché il massimo che tu puoi distruggere, questa idea che questi 15 piani che distruggono il resto arrivino dalla Luna, ce l'hai tu. In realtà dovresti avere un cedimento di un certo numero di colonne ad un certo piano che fa cadere la parte sopra, ma al massimo di un piano o due. Quel tipo di... è proprio quello il calcolo che hanno chiesto gli architects engineers. Facci vedere il calcolo da cui i 15 piani superiori, quindi il peso, che tra l'altro sono torri piene d'aria, non è che sono piene di cemento. Sono torri piene d'aria? Ah, sì. Massimo, ma scusa, ti rendi conto cosa stai dicendo? Sono torri piene d'aria, anche puoi non interrompermi? Puoi dire che non pesa niente, no, perché effettivamente... Non ho detto che non pesa niente, ho detto che non sono piene di cemento, ecco, una cosa diversa. Comunque, okay. Va benissimo. Quanto hanno... è il peso per piano delle torri gemelle? Fai il posso finire? Non mi Paolo, quanto è alto un pinguino? Tu intanto rispondimi a questo. Questo ragionamento che i 15 piani superiori dovrebbero avere la forza di distruzione, è proprio lì che gli architetti e gli ingegneri dovrebbero... Fateci vedere il calcolo che dove c'è la cosiddetta energia, potential kinetic energy store, cioè l'energia potenziale cinetica, e la forza di resistenza che c'è da di sotto. Fatecelo vedere sto calcolo. È lì che ne ha risposto che non abbiamo fatto i calcoli. Quindi sai, magari, i tuoi esperti che dicono questo affare arrivasse dalla Luna, certo. Tra l'altro tu in certe conferenze fai l'esempio del meteorite, cioè, se ti cade addosso un meteorite, che tu metta il casco o meno, non cambia niente. Certo, se ti cade addosso un meteorite, ma se il piano settimo cade sul sesto e c'è solo il settimo, non è che da solo quello lì può distruggere altri sei. Perché le forze uguali contrarie, questa è la terza legge di Newton, ed è per quello che non c'è bisogno di pubblicare, si annulla una vicenda. Quindi l'energia cinetica viene con ripeto, argomenti non miei, io non ho studiato, ho fatto il liceo, tra l'altro classico e basta, ma ci arrivo a capire cosa è l'energia cinetica.
viene contrastata dalla forza di resistenza della struttura sana. Quindi col cavolo che non è vero che si sia sana o no, non cambia, cambia perché oppone resistenza. Quelle due resistenze si annullano, dovrebbe distruggere al massimo altri 15 piani sotto. Da dove venga la forza per distruggere tutto il resto nessuno lo sa spiegare. Tu parli genericamente di tecnici, non sai però far vedere questo calcolo dove loro lo abbiano fatto e quindi così, se vuoi fidati pure, ma io non mi fido. Ok, tu non ti fidi dei tecnici, no, di chi ti fidi? No, non mi fido delle tue parole, non dei tecnici, è non molto sono diverso. Non sono le mie parole. E allora Paolo, ma tu, Paolo... nomi e cognomi di persone che ci hanno messo la faccia. Sì, fammi vedere dove sta sto calcolo e siamo a posto. Ma se no, scusa, io ti posso anche far vedere il calcolo. No, non puoi. Non puoi perché non c'è, non esiste in tutti i rapporti che hai citato tu. È una tua opinione. E tiralo fuori? No, no, non... senti... Hai questa fissa, hai i tuoi architects and engineers, se sono architetti e ingegneri saranno perfettamente capaci di fare il calcolo. Quanto pesa, quant'è... Loro hanno fatto il calcolo che non dovevano... Posso finire? Quant'è il carico statico di un edificio in caduta, di 14 o 31 piani in caduta? Si facciano i loro calcoli, li presentino in un paper tecnico che verrà valutato dai loro colleghi. È inutile che dibattiamo io e te. Né io né te siamo esperti del settore. Al massimo possiamo raccontare delle cose. Però il dibattito lo devono fare i tecnici. Fino adesso Architects and Engineers non è riuscita a pubblicare un paper tecnico che sia uno che poi verrebbe valutato dai suoi, dagli altri. Invece quale sarebbe il paper che è alla base della tua convinzione? Pensa se questi si presentano con la terza legge di Newton nel paper tecnico, cosa gli rispondono? Infatti, dunque, io farei io che ho fatto il classico, non c'è bisogno del paper tecnico. Non c'è bisogno, vedi, questo è l'atteggiamento un po'. Allora dammi la risposta. E allora dammi la risposta che non ce l'hai. No, la risposta è fammi vedere questo calcolo dell'energia cinetica, fammelo vedere. Cosa ci vuole? Se guarda, se tu dici che l'hai visto in questi rapporti tecnici, tiralo fuori, finita. Guarda che io sono anche uno che riconosce di aver sbagliato delle volte, Sì. Ok. Allora, vuoi il calcolo? Sì. Posso contattare un ingegnere che mi faccia il calcolo, si farà pagare il disturbo perché... No, tu hai... No, aspetta, fammi finire, mi hai chiesto, adesso ti rispondo. Posso contattare un tecnico che mi faccia questo calcolo, puoi chiederlo tu stesso a Danilo Coppe, gli chiedi il suo onorario, te lo paghi, perché per gli altri è una cosa ovvia, gli paghi il disturbo e lui ti fa vedere il conto. Ma Paolo attivissimo per maturare il suo convincimento, lo ha già chiesto questo calcolo o la matura in base a un pregiudizio? No, non ho bisogno di ricorrere ai pregiudizi, io parto senza pregiudizi. Se io vado da diversi esperti... Tu hai dovuto pagare l'onorario per avere questo calcolo oppure certamente. No? Certamente, no, non per avere questo calcolo, per avere la consulenza tecnica da parte degli ingegneri. Quindi il calcolo non ti è interessato, diciamo? Non mi è interessato perché è come dire... mi spieghi la conta delle immunoglobuline quando vai a fare l'esame del sangue? Che te frega? Sei un medico che dice le immunoglobuline sono basse, fine della storia. Tu vai da un altro medico ti dice lei sta male, sta in fin di vita, lo paghi l'onorario. Il problema è questo. Il problema è che ci sono due medici che dicono uno una cosa e uno l'opposta. No, c'è quindi se fosse a rischio la tua vita, forse un altro onorario lo spenderesti. C'è un gruppo piccolino di gente, sono 1500 su quanti centinaia di migliaia di ingegneri. Insomma, è sempre una questione statistica, quindi io non sono affatto d'accordo. La scienza procede così, se qualcuno preferisce che siano le minoranze a decidere come funziona la scienza, accomodatevi, c'è un sacco di gente. La scienza non procede a minoranze, a maggioranze. Comunque io farei un break, visto che tra l'altro forse c'è un problema sulla linea di Massimo, farei un break perché... abbiamo i nostri ascoltatori che sono sempre di più e quindi credo che abbiano dei commenti. Mario? Sì, io ho ancora una decina di minuti e poi ho promesso alla famiglia che andavamo a vedere un film stasera. Quindi... Ok, Paolo. Eccomi. Mario, ci sono delle domande? Cima al lago, Paolo? Come? Cinema al lago? Non ho capito. Se c'è cinema al lago, dico. No, è che mi aspettano giù alla sala TV per vedere un film insieme. Ci sono tante domande molto ripetuta, molto spesso viene richiesta la questione delle telefonate fatte dai cellulari. Era possibile, non era possibile, erano fatte dai cellulari, com'è questa storia? Questa viene richiesta. Qualcuno sottolineava, per esempio, che a Lockerbie la buca è 10 volte più grande e hanno trovato pezzi di carlinga. Sì. Altri sottolineano che a New York, e questo ne avevamo già sentito parlare, ne avevamo già forse parlato anche, che a New York invece nei sondaggi risulta che molti pensano sia stato un inside job.
vediamo. No, dopo i sondaggi, naturalmente dipende quali sondaggi uno prende, perché l'affidabilità di un sondaggio è molto relativa, no? Quindi va sempre contestualizzato. Attivissimo, devi cercarti le tue, questa è una delle cose più presenti per te, Paolo. Devi cercarti le tue in maiuscolo, tue verità, non credere a quelle degli altri, specialmente se si parla di situazioni così complicate. E ti fa l'esempio dicendo che molta gente in Italia oggi crede davvero che Ruby sia la nipote di Mubarak. Quindi questo era un vabbè, te lo dico perché in mezzo alle tante cose c'è qualcosa di simpatico, qualcosa di serio, qualche castroneria. Stiamo confondendo questioni politiche con questioni tecniche. Sì. Qui stiamo parlando di come cadono gli edifici, non di come un presidente del consiglio passa il tutto lì. Tommaso, sì. Scusa, se va bene anche a Paolo, prima di andare ai cellulari, finiamo con World Trade Center, perché c'è il Building 7, che secondo me almeno una cosa di. Cioè, va accennato un attimo, se Paolo è d'accordo. Mm-hmm. Ok, allora, mentre per le torri gemelle non è possibile in realtà determinare il tempo esatto di caduta, perché le inquadrature non riprendono il coso fino alla fine o quasi, per l'edificio 7, che comincia invece, il cedimento comincia dal basso, non dall'alto, è stato determinato, riconosciuto anche dal NIST, per un terzo della seconda parte della caduta. Cioè il NIST ha riconosciuto che l'edificio cade in tre parti. Prima c'è il cedimento della penthouse, che si vede anche nei video, dove evidentemente cede la struttura di supporto di quella parte lì. Poi c'è una specie di pausa e poi inizia il crollo globale, il crollo completo dell'edificio. Per la seconda parte il NIST stesso ha riconosciuto, un pochino torto collo ovviamente, che lì la caduta libera è assoluta, cioè la velocità, dicono proprio, è caduto a free fall speed per 2.3 secondi, mi sembra. Mm-hmm. Ora, l'argomentazione di Architects Engineers, ma di ripeto, anche lì non è che ci voglia proprio una laurea per capirlo, è che siccome appunto per rimuovere tutta la struttura quasi simultaneamente l'unico modo conosciuto è la demolizione controllata, quella è la demolizione controllata. Ora, quando qualcuno ha posto questa domanda a Paolo Attivissimo, in uno scambio, questo che aspetta che non sono andato a prendermela prima, però ho detto nel caso la tiro fuori, gli ha fatto proprio questa domanda, che fra l'altro viene fatta a tutti, a McCain, eccetera. Cioè, la domanda è molto semplice: visto che l'edificio parte e rimane, a parte che rimane intatto come struttura nella parte superiore, vabbè, che ceda da sotto lo si vede, non è un problema, ma scende giù praticamente per un terzo della caduta a velocità libera, vuol dire che tutta la struttura sottostante è stata rimossa quasi contemporaneamente. Qualcuno ha chiesto a Paolo di dare questa spiegazione e lui gli ha risposto, e vi leggo lo scambio come me l'hanno mandato. Dice: questo genere di cedimento avviene talvolta nelle strutture lesionate come le RVTC7, perché il carico non può essere sopportato da una specifica colonna, che quindi cede e passa il carico alle adiacenti, che a loro volta cedono, e così via. La sequenza può durare talmente poco da essere sostanzialmente istantanea. No? Questo è proprio quello che contestano gli architects and engineers, cioè che non è possibile invece che istantaneamente 40, no, non so quante fossero, colonne d'acciaio, delle quali la grande... Tra l'altro non è vero, come dice Paolo, che la lesione dell'edificio sia stata parte delle cause del crollo, perché lo stesso NIST ha dichiarato che i danni dovuti al crollo della Torre Nord non hanno avuto un ruolo determinante nel crollo dell'edificio 7. Ma a parte quello, l'idea che quasi istantaneamente tutte queste colonne cedano contemporaneamente è proprio quello che secondo loro è impossibile. Paolo invece dice la sequenza può durare talmente poco da essere sostanzialmente istantanea. Poi nello stesso scambio ha anche scritto: la mia opinione, non essendo io un tecnico, non ha alcun valore, io riferisco quello che affermano gli esperti. In questo caso vorrei chiederti nome e cognome di chi ti ha detto che la sequenza può durare talmente poco da essere sostanzialmente istantanea. Perché questa è una cosa... c'è un rapporto che adesso non ho qui sotto mano, si chiama l'incidente di Roland Point, che è uno dei documenti fondamentali sul collasso progressivo. Lì, l'autore non me lo ricordo al volo, però lì è spiegato in dettaglio che cos'è un collasso progressivo. Tu dicevi prima: non ci vuole la laurea. La fai facile, ci vuole la laurea. Se no, vabbè, io e te l'abbiamo, allora dovremmo rinunciare. Cioè, non ce l'ho, tu non ce l'hai, quindi bisogna delegare agli esperti di settore. Quindi che cosa dicono questi esperti? Quello che ho detto prima, io lo rispondo, l'ho riassunta, vale a dire, se tu hai una struttura che è indebolita
non sostanzialmente, possiamo cavillare su queste cose, e inizia a crollare, la struttura sottostante può collassare in modo molto rapido. Ci sono precedenti? Sottostante, questo è tutto l'edificio, la colonna 79, che è quella che inizia colonna sulla tua est. Allora, vogliamo essere, vogliamo metterci sui dettagli, facciamolo certo. Colonna 79 cede lungo la struttura, l'elevazione dell'edificio. Sì. Le colonne adiacenti cercano di prendere il carico, non ce la fanno, cedono anche loro. Le colonne adiacenti a quelle adiacenti cercano di prendere il carico, cedono anche loro. E questa è la tua spiegazione. Tipo castello di carte. Sì, è normalissimo nel settore. Ronan Point è proprio il caso emblematico di questo fenomeno, che per gli addetti ai lavori è perfettamente normale. Certo. Però, scusa, io vorrei chiudere... No, non cambiare discorso, fammi replicare. No, non sto cambiando discorso. Vorrei proseguirlo. Nel senso, tutta questa menata sui tempi di crollo degli edifici, dove vuole andare a parare? Vuole andare a insinuare che c'è stata una demolizione di qualche genere. Io ho una domanda sola da fare a Massimo. Qual è il movente per demolire il VTC7? Non gli se lo filava nessuno. Le torri gemelle, ok, sì, simbolo, eccetera. Ma il VTC7 non lo sapeva nessuno. Pensa, io ci sono stato al VTC7 in vacanza, ci sono passato avanti, manco sapevo che esistesse. L'ho visto dopo nelle foto delle vacanze. Tu guarda, qual è il VTC7? Qual è il movente? Che... Adesso che hai espanso l'argomento, torniamo al punto di partenza, perché poi il fatto che io né te conosciamo il movente non vuol dire che non esiste. È talmente, scusami, non ti offendere Paolo, è un ragionamento talmente stupido che secondo me non offende nemmeno l'intelligenza di chi ti ascolta, offende direttamente la tua. Cioè il fatto che io e te non sappiamo perché l'avrebbero fatto vuol dire che allora non era possibile. È talmente ridicolo che... Vuol dire che non ha senso farlo. Che per te e per me non ha senso, tu sei mai stato nella testa di Silverstein, che ne sai? Tra l'altro, scusa, talmente non aveva senso che lui si è tolto dalle palle un edificio che gli era costato 400 milioni, che creava una caterva di problemi con le vie adiacenti, comitato cittadini, e ne ha ricostruito, ha preso 800 milioni di dollari, il doppio, per ricostruirne uno totalmente moderno, verde, perfettamente in regola, dove affitta lo spazio a quasi il doppio di prima. Vedi che non c'è il movente. Ieri che sono intervenuti a VTC7, nessuno di loro dice guarda... Questa è un'altra domanda. Tu hai detto che non c'è un movente, te ne ho offerto uno semplicissimo che dovrebbe rendere a tutti chiaro quanto sia ridicolo comunque ragionare in questo. Torniamo un momento alla sequenza. Fatto, quindi sta dicendo che Silverstein è uno dei colpevoli di aver demolito il VTC7, questo sta dicendo? Io sto dicendo che Silverstein era sicuramente, è complice se non altro, certamente, perché nessuno Silverstein poteva... ebreo è sicuramente un colluttore. No, questo l'hai detto tu che è ebreo. O comunque Paolo, che aveva interesse. Tutto Paolo, hai detto che non conoscevi un movente, te ne ho offerto uno, non ho detto che è quello. Per esempio... Massimo, questo è il tuo problema, sono anni che problema. Tu non dici... Perché io dovrei sapere perché Silverstein l'ha demolito? Io so solo che la roba è venuta giù in caduta libera, capisci? Ok, la cosa non so chi è a letto con mia moglie, Paolo, non lo so chi è, ma la cosa mi rompe molto i coglioni, è cosa molto semplice. Va bene, torniamo quindi all'inizio. Al resto del mondo, francamente, dei tuoi problemi non credo interessi granché. Ma ti dico giusto una cosa, Richard Gage di... No Paolo, toccava a me parlare, stavo parlando io. Aspetta Paolo, sì, sentiamo Massimo. Cazzo, perché adesso tu non vuoi più tornare all'inizio, io invece torno a questa frase. Nessuno ha aderito. Chiediti Paolo. Stavo parlando io, tu hai voluto allargare, io ti ho risposto sull'allargamento, adesso torniamo dove eravamo prima. Tu hai detto la sequenza può durare talmente poco da essere sostanzialmente istantanea. Hai citato questo esempio che io non conosco. Tu mi stai dicendo quindi che in questo esempio c'era una struttura in acciaio alta almeno 47 piani simile a questa, per aver dedotto. È così? No, è il concetto generale di collasso progressivo. No, il concetto generale non interessa, qui c'è una struttura... No, a te non interessa. No, non interessa la discussione. Parlane con un tecnico, io non sono capace di spiegarlo. E ti ho chiesto il nome di sto tecnico. Me ne dai uno di una cosa che non c'entra di una struttura completamente diversa, l'hai detto tu adesso. Quindi non me lo sai dire. Vado a cercare il rapporto di Ronan Point. Sì. Ma cerca un rapporto, poi lo mandiamo agli Architects and Engineers, perché a questo punto li mando anch'io al diavolo, se è vero quello che dici tu, scusa. Perché io non voglio mica, devo dargli ragione per forza. Loro mi dicono che è impossibile. Se tu trovi la dimostrazione che è possibile, ma sai che il problema è risolto per tutti? Hai risolto un problema enorme, però ce l'hai soltanto tu, e il resto, francamente a me non interessa più questa cosa. Tu hai ancora delle parole... C'è un problemino da niente. C'è un problemino da niente che si chiama versione ufficiale che non sta in piedi. Questo è il problema di cui parlo. Per te non sta in piedi, è la tua opinione. Non per me, per chiunque la guardi da un punto di vista oggettivo. Comunque, ripeto,
come ripeto, inutile. Paolo, guarda, abbiamo tempo, quindi qui non c'è la TV che poi scade il tempo e ti salvi in angolo. No, abbiamo una tempo... famiglia che si sta stufando perché sente che... va bene, allora se si stufa, la famiglia ti potrebbe suggerire di rispondere prima alle domande, facciamo molto più in fretta. Tu continui a non rispondere, andiamo avanti altri 12 anni qua. Tu spiegheresti, calcola, sappi che sei l'unico, per ora che io abbia scoperto, che è in grado di giustificare la distruzione praticamente istantanea di tutta la struttura del WTC7, perché esiste un rapporto, del quale che poi mi manderà il link, dove nonostante sia una struttura diversa, lì viene spiegato che è possibile. È così, me lo confermi? Sì, il concetto generale. Basta, grazie, perfetto. Si chiama collasso progressivo. Sì, come lo chiami non importa, come succede, cercati collasso progressivo, fatelo leggere da un tecnico. Andate e cercate. Ok, Roman Point, ce l'ho qui su Wikipedia, proprio se vogliamo partire dalle cose semplici. Paolo, una cosa sola, per non far perdere tempo chi ci ascolta, né a Tommaso, che mi sembra molto paziente. O tu mi dici che quella è una struttura simile e allora possiamo ragionare, oppure è inutile perdere tempo con Roland Point, ci arriveranno. Massimo, abbi pazienza, di strutture simili alle torri gemelle non ce ne sono. E allora è inutile che usi quell'esempio. Si chiama collasso progressivo, succede nei grattacieli in acciaio, succede nelle strutture in cemento armato, succede negli edifici piccoli, succede negli edifici grandi. Leggi why buildings fall down, voglio dire, posso dare delle pitte. Non sei convinto, non vuoi sentire gli esperti di settore? Pazienza! Non mi riesci a dare i nomi di questi esperti di settore, mi citi roba che non c'entra. Mario Salvadori, che in questo libro ha una sezione sul crollo delle torri gemelle. Ok, allora facciamo così, così almeno la chiudiamo e passiamo ad altro. In questo libro tu trovi dove viene spiegato che la sequenza può durare di una struttura di quel tipo, ovviamente, può durare talmente poco da essere sostanzialmente istantanea, io ti do ragione, va bene? Però abbi pazienza, non mi far leggere tutto il libro, tu che l'hai già trovato mi dici dov'è, mi dici la pagina, io lo compro. Facciamo così? Lo fai sapere a Tommaso e lui me lo fa sapere. Next. Allora, dunque... allora, parti delle cose che potresti trovare da solo, ma pazienza, ok? Meno male che siete voi ricercatori della verità. Comunque, Paolo, tu sei tu che hai queste cose preziose in mano, per cui abbi la gentilezza di farsi... Si compra su Amazon. Sì, ho capito, ma io non le trovo mai quelle cose che tu dici, che questo è il problema. È male, allora sì. Mandamela tu, che così mi fai sapere, facciamo prima, non stanno più a me. La manderà a me e io la girerò a Massimo. La inizieremo, poi la passo subito al NIST, così ritirano tutte le loro stupidaggini. Okay. Allora, dunque... Cioè, Massimo, fotografo e regista, dice al NIST che fa delle stupidaggini. Questo è il cospirazionismo in una parola. Insomma, ci permettiamo okay. Tutti. No, va benissimo, siamo qui per confrontarci, non Paolo, c'è problema. Probabilmente. Paolo, io con Gage parlo un giorno sì, un giorno no, quindi posso benissimo. Chiedi che fine hanno fatto i soldi che ha raccolto per l'11 settembre, per le indagini. Mi sembra che siano 100.000 dollari, una cosa del genere. Questo cambia qualcosa sugli argomenti scientifici? No. Allora, adesso che parliamo di soldi la cosa ti scoccia. No, non mi scoccia, non mi interessa. Tu che speri di spostare un argomento continuamente. Vorrei stare sul tecnico, stiamo sul tecnico. Sei tu che dici che parli con i tecnici, poi non hai i nomi. Cazzo. Allora, va bene. Quindi... Massimo, stai veramente dimostrando una riluttanza a leggere quello che c'è scritto. Mario Salvadori, questo è un tecnico, ti ho citato prima. Cristina Zanini Barzanghi, ti ho citato prima. Danilo Coppe. Se vuoi 2000 nomi di architects and engineers, te li leggo tutti, dopodiché, se non mi trovi la loro spiegazione di come fa che una sequenza a durare talmente poco ad essere quasi istantanea, è inutile che diciamo i nomi. Su questa storia, tu Massimo, è il problema... L'hai detto tu quella frase, non io. Si intervenisce sui dettagli e perde il un dettaglio generale. Parliamo in generale. Se ci fosse un mistero nel crollo delle Torri Gemelle, se ci fosse un mistero nel crollo del WTC7, se ci fosse un mistero nei danni al Pentagono, la gente che era lì, i vigili del fuoco, sarebbero venuti a dirlo. Snowden, quando ha visto un problema, ha parlato. Vuoi dirmi che tutti gli autori di Firefight, vigili del fuoco, di questi possiamo fare i nomi, posso leggerti i passaggi, puoi comprarti il libro, questo è gradevole da leggere, fra l'altro. Tutti omertosi, tutti collusi, non ti viene mai questo dubbio. Tu stai accusando tutta questa gente di essere o cretina o complice. Vedi tu? Paolo,
è molto più semplice. Scusa, me l'ho allontanato un attimo. Non sto accusando sta gente, questo lo dici tu. Io sto accusando te. La conclusione ovvia di quello che dici. Sto accusando te di dire cose non vere. Tu in quel libro non c'è la spiegazione di come una sequenza di una struttura di quel tipo possa essere quasi istantanea. E ti sfido a dimostrarlo. Non ho detto che quello lì è omertoso. Quello lì sarà una persona onestissima che però, guarda un po', non avrà mai detto quello che sostieni tu. Ecco, vedi, vedi Massimo. Quindi trova la frase. Ma quanto ci vuole trovare? È il limite del tuo modo di fare. Sarà il mio limite. Trova la frase, mi sputtani. Pensa che occasione che ti sto offrendo. Hai l'occasione di sputtanarmi in diretta davanti al mondo trovando questa frase, però non ce l'hai. Ma tu pensi veramente che mi interessi qualcosa di sputtanare te? Abbi pazienza. Ci sono i rapporti tecnici, ci sono tutti gli esperti ai quali puoi andare a farti sputtanare. Cerchiamo di andare avanti. Perché sì, no, andiamo avanti, non so. La cosa non mi interessa. Certo, quando una cosa non si risponde non ti interessa, va bene. No. Senti, vuoi allora, hai detto che c'è questa spiegazione, mandala e basta, finiscila lì, no? Tu la fai facile, allora, tanto non ci vuole la laurea. Lo so che non la trovi, ma quello è un tuo problema, sei tu che hai detto che c'è. Allora, andiamo oltre. Allora, parlavano i commenti, molta gente vuole sapere, avere spiegazioni sulle telefonate, le famose telefonate fatte con i cellulari a diverse altitudini, per cui alcune sembrano possibili, fatte a un tot di altitudine, per altre ci sono forti dubbi. Massimo, tu nel tuo film documentario ne parli in maniera abbastanza estesa. Dura quasi mezz'ora il capitolo sui cellulari, sì. Perché per la questione è... Come? Per questo non l'ho guardato. No, l'hai visto già perché l'ho messo in rete con la mia voce e tu no, hai anche proprio non l'ho visto. No, Massimo... Hai anche commentato, Paolo. Vabbè, forse te l'avranno raccontato. Piano globale o quest'ultima cosa? No. Quando preparavo il film, ogni tanto mettevo dei pezzi in rete. Il pezzo sui cellulari, tu hai commentato dando una certa risposta. No. Quindi se non l'hai visto qualcuno te l'ha raccontato. Comunque cambia poco, te lo dico velocemente. Il problema dei cellulari è che ovviamente oltre una certa altitudine, circa 10.000 piedi, cioè circa 3.000 metri, i cellulari di allora, credo anche quelli di oggi, non ci arrivano con la potenza, ma soprattutto il fatto che un aereo viaggi a velocità di crociera 800 km all'ora, anche nelle zone diciamo rurali dove le torri sono più distanziate, comunque non farebbe in tempo a fare le procedure diciamo di collegamento e di handoff tra una stazione e l'altra. È vero, come hai detto anche tu Tommaso, che ci sono due telefonate fatte a bassa quota e durate relativamente brevi, credo un minuto ciascuna più o meno, fatte tutte e due teoricamente al volo 93, nel che teoricamente, infatti Paolo nelle sue, anche la posizione ufficiale di tutti i debunkers, non solo di Paolo, dice soltanto due telefonate furono fatte con i cellulari, queste due telefonate sono fatte a quote relativamente basse, credo 1700 metri così, e durate abbastanza poco da essere compatibili con il sistema cellulare americano. E questo è corretto, cioè questo va benissimo. Il problema è che nei giorni dopo, subito, anzi lo stesso 11 settembre, il 12 e 13, l'FBI ovviamente è andata a intervistare tutti i genitori, i familiari delle persone che gli avevano telefonato dagli aerei per sentire il loro racconto. Se tu leggi questi rapporti dell'FBI, scopri che almeno 9, cioè altre 7 oltre a quelle due telefonate, sono state fatte con i cellulari. In certi casi hai addirittura la persona che dice non ho richiamato mio figlio sull'aereo perché non volevo metterlo in ulteriori casini facendogli squillare il cellulare sull'aereo. In altri casi hai la moglie o non so più chi che dice ho visto il numero, il calling ID, cioè non so come si chiama in Italia, identificativo di chiamata, e ho visto che era il loro cellulare. Quindi ce ne sono almeno 7 che sono fatte nel momento in cui e per durate in cui l'aereo era invece addirittura a un certo punto a oltre i 10.000 metri, arrivato quasi a 11.000, durata 18 minuti senza mai essere interrotta, che ovviamente non sono possibili con i cellulari. Questo è un problema che credo che nessuno sia in grado di risolvere, nel senso che non puoi dire che i rapporti dell'FBI siano falsi, cioè uno vuoi può provarci, e quei rapporti dell'FBI non sono mai stati smentiti, cioè diciamo li hanno ignorati, hanno, come dire, essendo una cosa abbastanza imbarazzante non ne hanno parlato. Comunque sono lì da vedere e sono tutti originali. Se uno vuole dire che sono sbagliati o falsi può farlo, è l'unico modo di rispondere. Quindi hai queste 7 su 9
che sono decisamente impossibili, ripeto, tra l'altro ce ne sono tre o quattro veramente impossibili, che quindi, siccome sono state fatte, debbono essere state fatte da un luogo che non era l'aereo. Questa è la tesi, questa è la mia tesi generale. Ok, quale sarebbe il vantaggio di fare tutta questa cosa complicata? Scusa, abbi pazienza. Paolo, perché dovrebbero complicarsi la vita facendo le telefonate finte? Paolo, non capisco. Io te lo spiego, poi tu dici questo non sarebbe, perché non mi sembra strano, e torniamo a fare la discussione non sul problema. Il problema è che le telefonate ci hanno detto che sono venute dall'aereo e invece non sono venute dall'aereo. Risolviamo prima questo, di chiederci perché lo avrebbero fatto. Vogliamo immaginare che le telefonate siano finte? Questo fa sparire i passeggeri? Questo non l'ho mai detto, questo non l'ho mai detto io. Ah, ok. Io ho detto che sono state fatte, ma non dall'aereo ovviamente, in volo. Ok, basta. E quindi che cosa cambia? Quindi la versione ufficiale è falsa, quei passeggeri non erano sull'aereo, qualcuno ci deve spiegare da dove li hanno fatti, non sono io quel qualcuno, adesso veramente se ricominci credo che anche chi ci ascolta si romperà le scatole. Non ho capito, scusa, hai detto che i passeggeri non erano sugli aerei? Quelli che hanno chiamato con i cellulari non possono aver fatto quelle chiamate dall'aereo che stava volando in quel momento a 41.000 piedi, questo ho detto. Quindi lo vedi tu, quindi, hanno fatto le telefonate, non sono morti negli attentati. Quindi la versione ufficiale che mi dice che quelle persone erano sull'aereo è falsa. No, concludi il tuo ragionamento, perché questa è la cosa. Il mio ragionamento si conclude così: qualcuno mi deve spiegare da dove sono state fatte quelle telefonate. Davvero tu veramente fingi di non capire? Davvero? No, sto cercando di seguire il tuo ragionamento, perché prima di... Metto così, io non so chi è il signore nel letto con mia moglie, qualcuno mi deve spiegare... Questa storia della moglie... E così almeno la capisci, Stiamo parlando di tecnologia, esempi... non di mogli. Come? Stiamo parlando di tecnologia, non di mogli. È lo stesso, ti ho detto, quindi, tu vuoi il quindi? Il quindi è qualcuno mi deve spiegare, se vuoi l'esempio della moglie, chi è quel signore nel mio letto, se vuoi l'esempio dei cellulari, da dove sono state fatte le telefonate. Io ho finito. Io faccio domanda, lo so che ti dà fastidio questo che io non mi sbilancio, no, non lo so. Mi dà fastidio, è allora, curiosa perché insomma... Sei curioso, un giorno andiamo a mangiarci una pizza, quando ci conosciamo persone ti dico anche cosa ne penso, ma questo non cambia il fatto che la versione ufficiale sia falsa e che tu invece continui a sostenere che non abbia nulla di strano, nulla di particolarmente... Vedi, questo guarda, è in realtà tutta questa storia delle telefonate, c'è un articolo su 11settembre.info che fa bene il punto della situazione. I dati tecnici, quelli rilevati dalle società telefoniche, parlano molto chiaro, ci sono due telefonate fatte dai cellulari e che comunque, che ci siano e non ci siano, il fatto che tu stia insinuando che alcuni dei passeggeri non erano sui voli e che quindi sono stati portati via, sarebbero vivi da qualche altra parte. E sono vivi, hai detto tu, ma tu sei matto. Massimo, è quello che... Ma chi l'ha detto che sono vivi da qualche parte? I passeggeri non erano sugli aerei, allora vuol dire che qualcuno li ha ammazzati dopo? Non lo so cosa gli è successo. Non lo sai, Massimo. Non lo so, ma non ho mai detto che sono vivi, per piacere, dai. E il problema fondamentale del tuo approccio è che tu chiedi agli altri di spiegare. Vuoi tutta la rava e la fava delle coordinate di Roland Point da me. Ma tu non spieghi mai niente. Mi spiace, non è un metodo di indagine serio. Giornalisticamente il tuo approccio verrebbe smontato. Non è un metodo di indagine serio. Ho scoperto che la versione ufficiale è falsa con i rapporti dell'FBI e non faccio indagine serie. Vai al tribunale, vai al New York Times. No, questo sono cazzi miei, cosa faccio io? Tu non ti preoccupare. Okay, il problema è che la versione ufficiale è falsa. Okay. Paolo, ma tu che spiegazione daresti? Tu parlavi dei dati degli operatori telefonici? Sì. Che cosa dicono? Guarda, c'è un dettaglio, c'è un articolo che invito tutti ad andare a leggere, si chiama Le telefonate dai quattro voli dirottati, scritto da John con un mio contributo, che si basa sui tabulati, si basa sulle registrazioni di alcune delle telefonate e fa il punto della situazione. E cioè, dal punto di vista tecnico non c'è nessuna anomalia. Posso? Cioè, tutto questa... aspetta, fammi finire Massimo. Aspetta, questo grande mistero non c'è. Paolo, è un problema di Massimo che non vuole accettare queste cose. E per non accettarle però si trova poi a contraddirsi o a inventare una storia ancora più fantasiosa. Ripeto, Massimo sostiene che i passeggeri che hanno fatto le telefonate, secondo lui fasulle, non erano sugli aerei. No, le telefonate sono vere.
Esatto, le teocratie sono vere, ma non sono partite dagli aerei. Okay. Non potevano esserlo dagli aerei, perché i cellulari non potevano esserlo. Ok, Massimo Mazzucco dice, dato la sua esperienza di esperto di tabulati di telefonia... No Paolo, fermati un attimo. Vabbè. I tabulati dicono qua... Paolo, i tabulati dicono quale numero ha chiamato quale numero per quanto tempo. Non ti dicono dove fosse quel telefonino, giusto? Quindi della tua ricerca sui tabulati, in questo caso ce ne facciamo poco. Perché non ti dicono dove si trovasse, ti confermano, quindi non capisco perché tu e John abbiate speso tutto questo tempo sui tabulati, quando i tabulati non ti dicono dove si trovasse esattamente il cellulare, o te lo dicono? Dicono che era sull'aereo il cellulare? No, e allora che cacchio me ne frega dei tabulati? Ecco, vedi, quando un dato tecnico ti dà fastidio, che me ne frega? Geniale! Ragazzi, dai, per piacere. Okay. Secondo il tuo dato tecnico, Paolo, un'ipotesi alternativa potrebbe essere valida. Il tuo dato tecnico ci dice che quelle telefonate potrebbero essere state effettuate non dall'aereo. No, non c'è nulla che dica che le telefonate non sono state fatte dall'aereo. È una deduzione di Massimo. Quindi la tua è una deduzione in base al fatto che non vedi il movente per fare una cosa del genere. Non solo non vedo il movente, ma mi sembra anche una cosa assolutamente complicata. Cioè tu pensa, dovrebbero prendere i passeggeri, dovrebbero convincere quelli all'imbarco del volo 93 che salgono degli impostori, non so come, pagano degli impostori che poi moriranno. Cioè, vedi com'è complicata questa tesi alternativa che allora, sta inventando. Ma siccome in base ai tabulati, agli orari e alle altitudini... alcune telefonate sono state rilevate in orari, in altitudine, per il quale è stato sperimentato che era impossibile, che la linea non c'era per quegli operatori. Questo è un esperimento, quindi ha un valore. Ma non solo, scusa Tommaso, ti interrompo. Lo stesso Paolo in una conferenza dice che le uniche due, siccome sono quelle fatte dal basso e per poco tempo, quindi quelle sono perfettamente compatibili. Implicitamente sta dicendo che le altre probabilmente non sarebbero. Non c'è questione di dimostrare, cioè... Che sia impossibile chiamare da un aereo in volo a 10.000 metri, ci arriva chiunque e chiunque può provare, e nessuno ha dimostrato che lo sia comunque. Prima ho citato dei rapporti FBI, che dicono che 7 di queste telefonate sono avvenute in momenti che erano impossibili da vedere. Quindi lui mi risponde dicendo io e John abbiamo fatto una ricerca sui tabulati, quando i tabulati non ti dicono dove, quindi nuovamente non sai rispondere a questo problema. Chiariamo le cose, qui ci sono i tabulati, il rapporto finale della commissione d'inchiesta indipendente, lo staff report del 26 agosto 2004, gli atti del processo Moussaoui, tutti parlano di telefonate fatte dai telefoni di bordo, tranne in due casi, che sono quello di C.C. Lyles, volo 93, e Edward Felt, volo 93. Del gabinetto. Cosa c'è? Paolo, stavo aggiungendo le informazioni, non figurarsi offensivo, lo dico anch'io nel film, dico C.C. Lyles e l'altro che se l'ha chiuso nel gabinetto, era solamente per aggiungere a chi c'è un'informazione che ci ascolta. Quello infatti nel gabinetto non c'è l'airphone, quindi è ovvio che deve essere stato col cellulare, quella lì nessuno le discute, sono le altre che non si riescono a spiegare. Parliamo della telefonata di C.C. Lyles, processo Moussaoui. No, quelle due lì non c'è bisogno di spiegarle, ho già detto, sono le altre. Quali altre? Le altre 7. Mi puoi fare i nomi? Se aspetti un secondo, sì, ce l'ho tutti qua, se hai pazienza un attimo, okay. Te li trovo. Sai, tu hai detto che non hai voluto vedere quel capitolo là, e quindi adesso se hai un attimo te li dico. Te ne dico una subito a memoria, perché quella di Glick, per esempio, fatta alla moglie. Scusa? Glick, Edward Glick. Jeremy Glick, dura 18 minuti continuati, è fatta col cellulare, mentre l'aereo vola fra i 3.000 e i 10.000 metri, ha una velocità media di 400 miglia orarie, quindi circa 600 km. Da che cosa risulta la durata di 18 minuti? Risulta dallo stesso, come si chiama, dalla documentazione del processo Moussaoui, dell'animazione in flash, hai tutte le durate, hai tutti i numeri chiamati, le persone che hanno risposto, però stranamente non ti mettono il numero da cui è partita la chiamata, ti mettono solo la fila
dove lui era seduto, suggerendo in qualche modo, ma senza metterlo per iscritto perché non sono stupidi quelli gli americani, suggerendo che sia stata fatta caller phone, ma non te lo dicono di sicuro. Soltanto in due casi, come giustamente hai detto tu, riconoscono che sia stato usato il cellulare. Stiamo parlando della stessa animazione flash che tutti usano, dove ci sono i dati del processo Massawi, che tra l'altro la scarichi direttamente dal sito del processo. E poi ce ne sono due che invece sono sicuramente diciamo, fatte con l'airphone, perché una è stata ricevuta dalla airphone operator, la famosa Lisa Jefferson, che è quella che ha ricevuto la telefonata di Toby Dot Beamer, dove avrebbe sentito la famosa frase "Let's roll". Anche in quel caso, fra l'altro, gli stessi documenti del processo Massawi e la stessa Jefferson hanno confermato che la linea è rimasta aperta, non si è chiusa dopo lo schianto. Quindi il fatto che, siccome l'airphone è alimentato ovviamente dallo stesso sistema elettrico dell'aereo, nel momento in cui l'aereo si schianta in mille pezzi, non è possibile che la telefonata continui a rimanere collegata. Ok, su questo punto ti interrompo perché... Sì, ok, d'accordo, se avrai una risposta meglio, però in generale gli altri sette, adesso se vuoi i nomi te li trovo, tanto se vuoi mettere a discutere una per uno possiamo farlo, ma ci sono, quando hai... dimmi. No, dicevo, la questione della linea lasciata aperta... Sì. È una questione di telefonia di base. Se tu fai una telefonata e l'altro riaggancia e tu no, la linea rimane aperta. No, non è così, perché la Jefferson dice, lo vedi nella sua intervista, ti dice chiaramente, dice "We have a different sound when the connection is cut out. This was not cut out." La televisione non è stata interrotta perché abbiamo un suono diverso quando viene interrotta. Ma questo è in più, cioè per far vedere che non ha riagganciato prima di precipitare, probabilmente. No, rimasta collegata. Se vuoi sui singoli dettagli, però vai in fondo alle tue affermazioni, sostieni davvero che le telefonate non sono venute dai voli, guarda dove ti portano. Ti portano portano a accusare della gente di non essere salita sui voli, di aver simulato le telefonate, di aver tradito i propri familiari. Questo lo dici tu perché leggi troppi libri di Salgari, probabilmente. Massimo, non ho mai detto queste cose. Allora smettila di mettermi in bocca cose che non ho detto. Se vuoi fare la discussione corretta, evita. Io non ti metto in bocca cose che non hai detto. Addirittura. Allora spiegami. Queste persone hanno fatto delle telefonate, non degli aerei. No. Quindi. Quindi siamo da capo, quindi la versione ufficiale fa, quindi non erano sull'aereo. Quindi non erano sull'aereo, hanno mentito i loro familiari? Ragazzi, veramente sta diventando... ti sto facendo una domanda, hanno mentito i loro familiari? E io ti sto rispondendo che non lo so. Qual è la parte di Paolo, qual è la parte di non lo so che non comprendi? Tu dici, io non lo so. No, non lo so, perché che cazzo ne so io di dove erano? Abbi pazienza, mica faccio gli attentati. La domanda mi sembra abbastanza marginale. La domanda mi sembra marginale se loro abbiano mentito. Ma che importa se hanno mentito? Qualcuno ci deve spiegare. Che importa se hanno mentito? No, che importa nell'ambito di questa discussione. Perché perché sei tu che sposti il problema su una cosa che non interessa a questa discussione. Non interessa. Cioè, non interessa a questa discussione. Paolino, Massimo, abbi pazienza. Tu sei quello che sta accusando dei passeggeri del volo 93 di aver simulato la propria morte ai propri familiari. Questo lo dici, ma non ti trovami dove l'ho detto e continuiamo a parlare. O dimostrami. Scusami, ma veramente devo fare il disegnino adesso. Tu dici, i passeggeri che citi non erano sul volo, hanno telefonato i propri familiari dicendo "cara, sono sul volo". Ergo, hanno mentito, hanno simulato. Ah, ovvio, certo. Scusa, in quel caso, certo, hanno dovuto probabilmente. Meno male, ci siamo arrivati. No, no, vabbè, sai, detta com'era, sembrava che lo facessero apposta. È chiaro che se questo è successo, hanno dovuto mentire. Perché sono stati costretti. Molto probabilmente, sì, secondo me. Ok, allora, sono stati costretti da chi? Non lo so. Non lo so. Allora, scusate. Scusate, hai mai sentito Massimo? No, Massimo, Tommaso va benissimo, nel senso che Massimo... non so chi li ha costretti, mi spiace, non va bene, ma Paolo, dimmi. Tu sei in Svizzera, ma Massimo è a Los Angeles, ma non era sull'aereo con le vittime, Massimo. Quindi tu fai delle domande come obbligati. Ma talmente... Però si permette di dire che non erano a bordo? Ma non è una questione di permettersi o meno. Le telefonate... Scusami, abbi pazienza, il fatto che le telefonate sono state fatte, i familiari le hanno ricevute e io non ho mai immaginato che i familiari mentano. E il fatto che dal cellulare non potessero essere fatte in quel punto mi dice che le telefonate devono essere state fatte da un altro. Poi permettimi, Massimo, è il familiare, nel caso della telefonata della donna che tu hai fatto sentire, non è Massimo che contesta, è il marito stesso.
è il marito stesso che è incredulo sul fatto che quella telefonata possa... No, scusa, quella è proprio una delle due che sono teoricamente possibili. Si potrebbe No, ma per dire che non è un processo alle intenzioni che fa Massimo Mazzucco. Il marito non sapeva la quota che si trovava la moglie, per cui ha detto una cosa generica, dice io mi sono stupito perché so che dall'aereo non si può chiamare. Capito. Non è che la moglie gli ha detto guarda sono a 1700 metri. No, ma io contesto il fatto che si debba discendere a cascata dimostrando un evento che ha un'incongruenza e poi scendendo a cascata dando delle motivazioni che non hanno senso. È lo stesso gioco da 8 anni, per quello ti ripeto che comincio anche veramente a annoiarmi, cioè io faccio vedere un problema, allora dimmi cosa è successo, siccome io non lo so dovrebbe non valere la mia domanda, capisci? È talmente ridicolo. Massimo, quando io chiedo a te dimmi che cosa è successo, tu dici io non lo so. No, quando mi chiedi chi è stato, ti ho detto che probabilmente non è vero. Okay, Paolo, ti chiedo che cosa è successo allora. Descrivimi cosa è successo a bordo del volo 93. Cosa è successo? Non ho il potere di chiedere. Perché dovrei? Dimmi tu perché dovrei saperlo. Dimmi tu perché dovrei saperlo. Vedi, non lo sai. Massimo, ma io invece Paolo, perché scusa, dovrei. Paolo, scusa, ti chiedo perché tu non sei incuriosito quando hai degli esperimenti che ti dicono che i cellulari a certe altezze non prende. Perché tu come giornalista non sei incuriosito nel mettere in dubbio... Ma chi l'ha detto che i cellulari non prendono in quota? Vai a vedere il tabulato di sono quando... Sono stati fatti degli esperimenti, ma Paolo, senti, per cui con gli stessi operatori telefonici... Sono stati fatti degli esperimenti. Ti dico una cosa molto breve. I piloti degli alianti usano regolarmente i cellulari. Allora, i piloti di linea ogni tanto si trovano con i piloti degli aerei di linea ogni tanto si trovano con i cellulari che squillano in quota. A quale quota? Quota di volo. Poi andiamo a vedere a che quota quando, è l'aereo. Sono gli alianti a 10.000 metri pieno zeppo, se non stai attento li prendi 4 per volta. Dai, attivismo. Fai dell'umorismo facile. Ma sì, perché dici delle cagate mostruose. Ok, bravo, ecco, questa è la serietà del tuo approccio. Adesso quando dico delle cose, adesso sono cagate mostruose. Questa che gli aerei, che i cellulari funzionano a 10.000 metri, è una cagata, fine. Ok, Massimo Mazzucco, esperto di telefonia cellulare sugli aerei, ha parlato. Ha dato il suo verdetto. Se poi la gente non ti segue e non ti crede più... Ma non preoccuparti di chi mi segue. Preoccupati di fare tu la tua bella figura con le risposte che non hai. Dai, preoccupare dei miei problemi. Hai detto prima che non ti interessa niente di me. Allora, abbiamo risolto. Tu stai parlando di bella figura, come se fosse un confronto fra allora, me. Allora, per andare avanti sul tecnico, Tommaso... qui succede un po' come l'altra volta, che ci trovo di fronte a una persona che ha talmente voglia di affrontare gli argomenti che si aggrappa a tutto. Io non so spiegargli chi ha obbligato i passeggeri a fare telefonate, e allora quindi non è possibile che questo sia... No, questo è del tutto irrilevante, no? Il fatto certo che è irrilevante, mentre attivissimo fa capire, anzi l'ha detto, che è possibile chiamare da 10-11 mila metri anche per 18 minuti consecutivi da un aereo che vola a 400 miglia all'ora. Questi sono i fatti di cui bisogna prendere atto, fine. Poi le illazioni, cosa pensi? Queste sono altre discussioni, i fatti sono questi. Se abbiamo altri fatti di cui parlare, andiamo avanti. Io per stare qui a parlare di ipotesi non ci sto, quindi va bene. Se vuoi parlare di fatti, conduci tu, io stavo sui fatti. Mario, se ci sono dei commenti, delle cose, possiamo spaziare su altri, però di poco, perché credo che Paolo debba andare e anche Massimo. Sì, ce ne sono tantissimi, non tanti di commenti, ce n'è un'infinità. Vai Mario, cerca di sintetizzare qualcosa. Però tantissimi sono sempre sul discorso... vertono sul fatto che sì, la scienza dimostra, Paolo, no? Però anche la storia dimostra, e la storia però dimostra a secoli di distanza quali sono le verità. Ok, abbiamo 500 anni. Tempo, aspetta, io infatti lo dico spesso, a Tommy lo dico spessissimo, anche nei miei live lo dico sempre, mi piacerebbe rinascere fra 300 anni per vedere come stavano in realtà le cose, no? Quindi c'è molto questo aspetto che viene sottolineato da altre persone. Poi purtroppo ho scritto un paio di volte, ho chiesto di moderare toni e termini, ci sono insulti come sempre tra tifosi, le maglie rosso-nere e nero-azzurre si insultano, e questo è un po' peccato, è un po' peccato. Per il resto niente, si parla sempre delle solite cose, cioè i dubbi sono i soliti, e fra l'altro quello della Torre 7, insomma, che è uno dei grossi quesiti che rimarcano i commentatori. Perché effettivamente cascare per gli apparecchi suoi a così tante ore di distanza è una cosa che è difficile da credere, no? Ok, stranamente i pompieri non hanno nessun problema, non la considerano strana. Dice, un edificio che brucia per 7 ore, non viene domato l'incendio, è danneggiato strutturalmente, ha una struttura un po' particolare, fra l'altro in acciaio, appoggiato sopra una centrale elettrica.
lo vediamo che è pericolante, facciamo un perimetro di protezione perché sappiamo che crollerà. Cioè, i vigili del fuoco di New York non hanno dubbi. Se vuoi citare, Paolo, se vuoi citare le testimonianze, ci sono anche quelle dei poliziotti che dicono andate indietro perché l'edificio sta per saltare in aria. Allora, poliziotti, cosa facciamo? Le usiamo tutte? Poliziotti, dicono poliziotti. Sta per saltare in aria, come mai? Non vigili del fuoco. No, secondo non vigili del fuoco. Di come cade un edificio in fiamme. Loro lo sanno perché li vedono tutti cadere. Chiedi allora a quei poliziotti se sanno spiegarti con la famosa domanda che nessuno sa rispondere. Scusa una cosa, ha detto fra l'altro appoggiata sulla substation, parli della Con Edison ovviamente, no? Sì, sì. Ecco, allora, se tu dessi un'occhiatina al rapporto NIST, dice, a proposito della substation, gli elementi, questa è la traduzione mia, ma penso che tu ti fidi, gli elementi di trasferimento come le traverse, le travi a sbalzo, usate per sostenere l'edificio sopra la centrale elettrica, non hanno avuto un ruolo significativo nel crollo del World Trade Center. NC Star 1A, pagina 39. Ok? Continui a usare argomenti che lo stesso NIST ha smentito. Massimo, no, io ho descritto una situazione, non sto dicendo che quella struttura sottostante ha contribuito al crollo. Ho detto adesso, un secondo fa. Struttura un po' particolare, tutto lì. Particolare, talmente particolare nel senso che era più robusta del normale. Ti cito Larry Silverstein, New York Times 1989. Abbiamo costruito con una tale ridondanza l'edificio 7 da poter rimuovere intere porzioni di un piano senza pregiudicare l'integrità strutturale dell'edificio, ha detto Larry Silverstein, presidente della società New York Times 1989. Quindi casomai, certo che era particolare, era più robusto di un normale edificio in acciaio, non più debole. Okay. Allora, Massimo, sta di fatto che i vigili del fuoco non hanno problemi. Uno al quale hanno detto sta per cadere, perché ovviamente qualcosa dovevano dirgli per far sgomberare l'area, e questo di colpo vale come spiegazione scientifica. No, ma anche perché... Daniel Nigro... Ma sì. Vuoi i nomi? No, non voglio i nomi, voglio le spiegazioni scientifiche che non esistono. Massimo, in queste situazioni parla perché sa benissimo perché deve parlare, che cosa Massimo, può dire, cosa non può dire. Le spiegazioni scientifiche non le vuoi sentire, diciamo la verità. Certo, scusa, appena qualcuno cerca di spiegartele, tu cominci a fare infatti questa trasmissione l'ha proprio dimostrato. Comunque sì, mancano venissero registrate. Permettimi, Mario. Ok, già che siamo qui, in moltissimi chiedono altre puntate, punto esclamativo. Quindi, visto che li abbiamo qua tutte e due in diretta, magari proviamo a darci già qualche mese, non so, anche proprio in occasione dell'11 settembre, perché no, se i nostri due graditissimi ospiti hanno piacere a continuare questa discussione. Ma io lo chiedono in tantissimi, nei commenti, Paolo, anche sì, Massimo. Capisco l'interesse che hanno molti, però non credo che questo sia il modo più efficace per discutere di questa cosa. Se uno vuole informarsi sull'11 settembre, qui dovremmo metterci qui a tirar fuori dati, schemi, eccetera. Qualcuno vuole sapere la mia posizione, la posizione dei tecnici in modo divulgativo, senza leggere tutti i rapporti in inglese? Vada su 11settembre.info, lì ci sono le testimonianze di piloti che hanno esaminato le scatole nere, le registrazioni delle scatole nere dei voli, piloti svizzeri, fra l'altro, non americani. Ci sono ingegneri strutturisti italiani che hanno esaminato la documentazione e dicono ok, a noi sta bene. Ci sono le testimonianze della gente che era lì, dei vigili del fuoco, dei soccorritori. Leggetele, fatevi una vostra opinione. Poi volete comunque avere un'idea di demolizione controllata, volete sostenere come Mazzucco che non c'erano le persone a bordo ieri, sono state eliminate, hanno fatto le telefonate da una cabina telefonica, non si capisce bene. O volete restare sulla tesi di Mazzucco, io non lo so, dopo 13 anni siamo ancora, non so cosa è successo. Va benissimo. Se lo sapessi... Lascia indifferente. Paolo, se lo sapessi farei veramente parte di quel ristretto gruppo di cui parlavi prima che non vive molto a lungo, tra l'altro. Esatto. È proprio il fatto che non lo so che mi lasciano in pace, ma questo non vuol dire che la versione ufficiale sia vera. È impossibile per qualunque argomentazione dimostrare che se l'altro... Massimo Mazzucco ne sa più dei vigili del fuoco che erano al Pentagono e alle Torri Gemelle. No, io no. Gli architetti e ingegneri che costruiscono edifici in acciaio certamente ne sanno di più dei vigili del fuoco. Va bene, scusate, ma dov'è la paternità della verità dei vigili del fuoco quando ci sono vigili del fuoco che invece dicono diametralmente il contrario, dicono di aver sentito esplosioni, dicono di aver... Scusa, Tommaso, quelli che dicono di aver sentito esplosioni sono soltanto 108?
nelle oral history del New York Times pubblicate nel 2005, 108 testimoni di esplosioni. Paolo ha trovato un pompiere in un video che usa sempre, tra l'altro, che dice: vedi com'è stortino, quella fare lì secondo me viene giù. Questa è la grande dimostrazione dei pompieri di New York. Più Massimo, gente che ha, no, non ho finito, più gente, no, so chi è negro, le conosco tutte, Paolo. Non okay. C'è un centimetro di documentario, di materiale che non abbia visto in questi 3 anni. Quando tu hai un capo dei pompieri che dopo 3 anni ti viene a dire in televisione, io vorrei fare una raccolta di questa gente, fra l'altro, che dice non c'è stato l'attentato, perché appunto è chiaro che quando sei in quelle posizioni nessuno viene a dire sì, è stato un attentato. Pensa tu, il capo dei pompieri di New York si mette a dire che è stato un altro attentato, sai che carriera che fa? Mentre ci sono moltissimi pompieri, dei quali Paolo non parla mai, che dicono proprio, è pieno di gente che sa ma che non ha il coraggio di parlare. Ma ovviamente questa argomentazione è invalida la mia quanto la tua, Paolo. No, è proprio perché ci sono tesi contrastanti che non ci si può fidare né degli uni né degli altri, allora si guardano i fatti scientifici pongono delle domande precise alle quali le risposte non esistono, e il fatto che io non sappia spiegarti chi è stato, cognome, con indirizzo, non cambia nulla. Ok, Massimo, lo dici tu che le risposte non esistono, te l'ho chiesto, non me le dai, forse devo tenere nascosto, allora, farai la sorpresa a Natale, che cazzo devo dirti, scusa. Allora, io spero che questo incontro sia stato, io innanzitutto ringrazio tutti quanti voi, Mario, ringrazio te, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltato, che sono tanti, sono veramente tanti, ne vedo il numero, è stato un piacere, mi è costato qualche giorno di impegno, di attenzione verso i nostri ospiti, ma se lo meritavano, e li ringrazio vivamente di questa loro partecipazione. Scusa, posso fare adesso, passare sul leggero un attimo? Sì, Paolo, certo. Cosa ha detto a te per farti partecipare? Poi ti dico cosa ha detto a me. ai Tommy. Così scopriamo gli altarini. Che a un certo punto volevo anche telefonarti per saperlo prima, poi ho detto no, vabbè, glielo chiedo dopo. Dai. Che cosa? Sì, no. Devo andare a parlare questa domanda. Comunque, niente, Tommaso mi ha scritto, mi ha chiesto, parteciperesti a un dibattito hangout? E io, sì. Okay. Siccome ha detto che ha dovuto coccolarci molto, allora ha coccolato solo me. No, vi ho coccolato, anche te, Massimo, ti ho coccolato però tantissimo oggi. Cercavo un pochino di confermo, di, Massimo, perché io ho dovuto, confermo che ti ha coccolato, perché io ho dovuto coccolare poi Tommy nel frattempo, mentre voi due dovete dargli le risposte. Quindi, comunque, senti, mi sembra, io direi che, siccome io non ho ancora risposto alla domanda se parteciperei o no, sì. Io invece sono disponibilissimo a partecipare ancora. Quando e allora Paolo, dai. Aspetta, un attimo. Ragazzi. Quando Paolo si sarà procurato le spiegazioni che io continuo a chiedere, che lui continua a dire che esistono ma non le trova, quando riesce a trovarle ti fa una chiamata, io in quel momento sono lì. E ripeto, lo dico davanti a tutti, sono prontissimo a cambiare opinione e anche a prendere a cazzotti quelli di Architects and Engineers che mi raccontano le cose sbagliate, ma fino a quel momento... E rimango della mia opinione. Allora, con questa speranza ci lasciamo, ringrazio ancora Paolo, ringrazio Massimo, ringrazio Mario, io in chiusura dico semplicemente che la storia si annida nel dettaglio, il dettaglio serve non a Massimo, non a Paolo, non a me, non a Mario, serve alla storia, e la storia è domani. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti.